E poi ragazzi siamo tornati su un episodio di Yo-Kai Watch. Così ragazzi dobbiamo andare a casa per combattere contro Negatina. Perché sì ragazzi, nel scorso episodio abbiamo ottenuto finalmente Givanian e altri Yo-Kai per comprare la nostra squadra Yo-Kai. E dobbiamo tornare a casa a combattere contro Negatina che ha incantato i nostri genitori. Quindi ragazzi direi di andare subito anche perché... Sì, dobbiamo fare tante cose quest'oggi. Quindi, andiamo contro Negatina. Eccola qua. Signor Negatina, suppongo tu non abbia intenzione di andartene a breve. Almeno non di tua volontà, giusto? Oh, no, 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 mio caro, non mi va proprio di andarmene. Il posto è davvero di mio gradimento, i tuoi genitori sono così interessanti. Beh, me l'aspettavo più o meno nelle trattative, lasciamo un po' desiderare. All'attacco, chiamo Gibania. Coraggio, tocca a noi! Andiamo, Gibanian! Medaglia Yokai, attiva! È in arrivo! Splendido! Che luce! Che maglior che furor siamo limpidi! Splendidi! Assicurati che il soffitto sia più alto la prossima volta! Givanian, stai bene? Sì, benissimo. Forse vi fa male tutto, ma tanto passa la sensibilità. Facciamo combattere Givanian contro Negatina. Te la senti? Sì, ci penso io a quell'ammasso in forma di violaceità. Mi ferisci, caro? Fortunatamente non riesco neanche a vedere le mie ferite. E quindi c'è la lotta, ragazzi, contro Negatina. Certi yokai renderanno la vita difficile ai tuoi yokai incantandoli. Una volta incantato, lo yokai non sarà in grado di combattere normalmente, allontanato dal cuore della battaglia degli yokai incantati, girando la ruota. E puoi purificarli, controllare la battaglia purificando gli yokai quando serve. Gli yokai purificati torneranno normali e potranno ricevere Esper. Devi far partire subito il nostro Gibanian. E far vedere subito il suo Energimax, credo che sia la furia zampettante, come abbiamo visto contro il camion. Vediamo un po'. Furia zampettante! Tanti danni, immagino. In realtà molto pochi. Ci hai cantato Buu, in teoria dobbiamo fare così e purificarli in questo modo. Ottimo. Scoppiettiamo tutto. Purificato, questo era normale, esattamente. Però toglie un po' di barra dell'Energimax. Vai Buu! Vai Buu, vai Buu! Attacco patetico! Cosa ha aspettato solo 16? Vai! Andiamo con gli Energimax di Annebio. Vai Annebio! Il ninja! Annebio! Colpo dall'ignoto! Fa molti più danni di Buu, molti più danni di Buu. Pigro Annebio, direi di girare. Andiamo da Chikalama, vai Chikalama! Incanta Buu. Infatti adesso poi la purifichiamo. Taglio della cicala. Tantissimi danni. Purifichiamo Buu. Sempre scoppiettando. Ok. E abbiamo sconfitto la nostra Negatina. È stato molto molto facile in realtà. Non ha fatto praticamente niente. Level up di molta gente. Medicina disgustosa. Oh cielo, non sono più desiderata, pare, e sono anche tutta in disordine. Wow, è stato un po' difficile? Sta arrivando un altro yokai. Ah, mia cara, ecco dove eri. Dove? Chi ha parlato? Tutti questi litigi? Così non va. Le mie parole sono state infelici, ti prego, perdonami, mia cara. Oh, mio dolce felice, mi dispiace tanto di essere fuggita via infuriata, caro. Sembra che questi yokai siano sposati, forse? Anche gli yokai si sposano? Ah, temo che mia moglie sia stata una seccatura. Ero così gelosa di quanto fossero felici quei due che ho dovuto incantarli. Perdonami, caro, ti prego, accetta questo dono in segno della mia amicizia.
medaglia di Negatina. Mamma mia, grande Negatina. Non diamo nomi. È stata aggiunta al medaglio di Yokai. Dobbiamo vedere come metterla in squadra. Che dove ho capito dove andare dal fiammocchio. Che da come ho capito dove andare dal fiammocchio. Ok, chiamami per ogni volta che desideri, caro. Oh, grazie, lo farò. Miei piccoli cari, mi piacerebbe restare a fare due chiacchiere, ma devo volare. Già, dobbiamo andare a fare pace, arrivederci. No, io volevo anche Felicio. Vabbè. Beh, mi fa piacere che sia riuscito ad aggiustare le cose tra di loro. Una scena un po' strana, però. Sembra che anche i tuoi genitori hanno smesso di litigare. Amor. Scusa se ho sotto la voce, ero solo stanco, non te lo meritavi. Anch'io ti chiedo scusa, volevo solo che capissi quello che volevo dire. Certo che posso aiutarti più spesso con il lavoro di casa, dimmi solo cosa fare. Fantastico, grazie, quando pensi che sia troppo lavoro, basta che tu lo dica. I tuoi genitori sono così teneri, non è strano che Negatina fosse invidiosa. Sono felice che abbiano fatto pace, ma non c'è bisogno che insista. Con chi parli, Rex? Oh, niente, cioè, con nessuno, non stavo parlando con nessuno. Ok, stasera cucino io. Perché non cuciniamo tutti insieme? Vai a lavarti le mani, Rex. Vado. Andiamo a cucinare, ragazzi. Continuo. Iniziamo subito, ragazzi, oggi il capitolo 3. Ora puoi usare la Slot Guy e di fronte all'albero sacro al Monte Selvoscura. Ora puoi usare lo Spot Pass, giocare con gli amici e inserire password. Assicurati di consultare le info nella sezione guida del menu info. Ok. Salviamo la partita, no. Per ora no. Turu turu. Turu turu. Mi sento alla grande, che sogno pazzesco. Ehi Rex, ha russato tutta la notte come un ghiro. Davvero, non sapevo di russare. Ehi, perché sei ancora qui? Allora non stavo sognando. Proprio così, dovrei impostare al tuo fianco tutto il giorno, tutti i giorni. Non sembra che abbia molta scelta. Oh no, oggi dovrei vedermi con Katie. Beh, credo che sia importante passare del tempo anche con gli umani. Allora, dove è che ci vediamo con Katie? Vieni anche tu? E va bene, un appuntamento al Parco Triangolo. Fantastico, andiamo allora. Capitolo 3. Proteggi i sigilli. Ok. Incontriamo Katie al Parco Triangolo, quindi bisogna andare in giù e in giù. Ehi Rex, stai uscendo? Già, devo vedermi con Katie. Ok, salutami, la estendo quando attraversi la strada e non cacciarti nei guai e non fare tardi. Divertiti. Ho capito, mamma, grazie. Puoi ricevere missioni dalle persone contrassegnate con il simbolo della nuvoletta blu e gialla. Ci sono due tipi di missioni, incarichi e favori. Al termine di un incarico la missione sarà ultimata e non si potrà ripetere. I favori completati potranno essere ripetuti anche dopo la prima volta. Completando missioni guadagnerai oggetti, soldi o punti esperienza. Per vedere i tagli di una missione vai su missioni nel menu principale. Ok, qua abbiamo una missione. Quindi direi di andare a vederla. Ah, io sono stanco. Andiamo a vedere la missione. No, raga, aspettate, fermi. Ok, avevo sminchiato tutto. Comunque, incontriamo Katie. Anzi, no. Andiamo a prendere questo favore. Cioè, questo incarico, se non sbaglio, vero? Di qua. Qui. Oh, cosa ho combinato? La mia piccola ora è sfinita. Dice che non può fare un altro passo se non beve qualcosa. Così potrei andare a prendere qualcosa per lei. Ok, ovvio. Ok, magari una Ricola può andare bene. Mia figlia piace molto la Ricola. Dovrebbe costare 1,20. Perciò ecco un po' di soldi. 1,20€, minchia. Regà, cioè. Allora, dove si troverà l'Icola? Si troverà nel... presuppongo... nel Super Più. Allora, non nei scherzi di pane. Macchinetta, magari. Eccola qui. Icola. Ok, abbiamo comunque altri 6€, però... cioè, 1,20€, vorrei un po' di mancia, grazie. Cioè, non puoi darmi 1,20€ per prendere l'Icola e basta, cioè... bro. D'accordo, consigliamo questa Icola una volta per tutte. Sì. Ho una Icola per sua figlia. Ho mi dato l'Icola. Oh, fantastico, grazie infinite. Glu glu glu. Ah, così buona e fresca. Grazie. Di niente. Ora quella ragazzina dovrebbe aver ritrovato la forza. A volte i compiti difficili sono quelli che danno più soddisfazione. Abbiamo finito l'incarico. Ottimo. Ottimo lavoro.
Ok, level up per Nonono e Annebio. Ha già tre oggetti, però regà alla fine. Scena bonus. Perfetto! Ottimo. Ah, pure un'altra medicina disgustosa. Ok. Ottimo. Andiamo da, da Katie, quindi. Che è la casa di... Ah no, non è la casa di Katie. Qua ci sono due incarichi. Prendiamoli tutti e due, raga. Prendiamoli tutti e due. Vediamo che incarichi sono. Te. Ho tantissima fame di mangiare qualsiasi cosa. Me la tua compagna di classe Lucy. Che cosa succede? Improvvisamente è venuta una fame da lupi. Però non volevo mangiare tanto. Troppo in fretta. Mi farà male la pancia. Puoi aiutarmi? Sì. Grazie, mi è venuta una gran fame appena sono andato al mini market. Questa non sembra semplice fame, deve esserci qualcos'altro. È sicuramente opera di un yokai, diamo un'occhiata in giro. Ha iniziato Lucy a fame. Quindi ragazzi, vediamo se c'è uno yokai in giro. Oh, è qua, è qua. Ma non si vede perché è dietro Whisper. Che yokai è? Hai trovato Nonno Fame. Parliamo con Nonno Fame. Che fame, sono così affamato, la mia povera pancia è tutta vuota. Ecco, non ho fame, se ti avvicini ti verrà subito voglia di mangiare. Oh, voglio un enorme onigiri con pugna. Se avessi un onigiri con pugna me ne andrei in un battibaleno. Accidente, hai già iniziato con le pretese, che maniere. Ah, ho fame, corriamo a cercare quell'onigiri con pugna. Dobbiamo riuscire a trovarne qualcuno al mini market, vero? Intercio dovrei già avere. Quell'onigiri con pugna per il povero nonno fame? Sì. Presto dagli onigiri con pugna. Guarda, ti abbiamo portato un onigiri con pugna, proprio come volevi. Hai dato un onigiri con pugna. Perciò mangialo e smettila di farmi sentire così affamato. Oh, niente meglio di un onigiri con pugna, ma non sono ancora sazio. Ora ho proprio bisogno di una bella bevuta. Un bel tè, tè dell'anima. Portami un tè dell'anima e ti prometto che metterò fine al mio incanto. Non so se possiamo fidarci di nonno fame. Se non fossi mai sazio. Sono così affamato, sto per svenire. Ok, portiamogli un tè dell'anima. I distributori automatici hanno il tè. Vediamo se c'è uno nei paraggi. Dobbiamo andare nel distributore automatico a prendere un... Punta dell'anima. Comunque, vediamo questo. Ok, vedi, sono salte celebrità, ma non per vantarmi, ma tutti parlano di me. E alcuni dei miei fan mi hanno riconosciuto. Vuoi fare qualcosa perché smettono di seguirmi? Ok. Dobbiamo chiedere ad Annebio. Questo tele dovrebbe uscire a tenere nascosto dei suoi fan folli. Ce lo dovrei avere, Annebio, regà. Ce lo dovrei avere. Hai bisogno di un modo per aiutarmi? Dimmelo. Sì. Sembrerebbe tutto, dai, dimmelo. Ascolta, conosco una magia che renderà difficile le persone notarti. Davvero, fa vedere. Ah, l'hai trovata? L'hai messa da questa parte. È raro vederla con i vestiti normali. Dobbiamo farci una foto con lei. Le darò la mano, mi farò un autografo e diventeremo amici del cuore. Beh, ad ogni modo dobbiamo trovarla. Ok, controlliamo nel vicolo. Ti mette male? Si avvicinano. Coraggio, tocca a noi. Andiamo a Nebbio. Degli yokai attiva. Lascia stare. Lascia che il tuo agente. Lascia che sia il tuo agente dell'ombra. Niente da vedere qui, niente da vedere, nessuno ti nota. E incantiamo la tipa. Sei sicuro che funzionerà? Wow, ha funzionato! Ora posso rilassarmi e divertirmi, spero che non duri per sempre però. Ok, ha funzionato perfettamente, sei una felice, direi che il nostro lavoro è finito finché non vorrà essere vista. Hai combinato sotto gli occhi di tutti. Ottimo. Ottimo lavoro. Tanto ragazzi, stiamo livellando un botto i nostri yokai, ed è buono. Un angelino di cura e un talismano difesa. Scena bonus, vediamo un po'. Perfetto. La peste perfetta. Ok. Allora devo andare in un distributore a trovare un tè dell'anima per il nostro nonno fame. Vediamo se lui ce l'ha magari il tè dell'anima. No. Ha solo un e-cola. O un y-cola, come lo volete chiamare. Comunque ragazzi, curiamoci. E cambiamo yokai. E mettiamo Negatina in squadra. E la mettiamo al posto di Malagol. Altro? No, muovi. No, scegli. Cambia, ok. Con Negatina che è a livello 4. Però regà, alla fine Negatina secondo me è più forte. Vediamo un po'. Si mettono così e così.
diciamo, il trio più forte in campo all'inizio. Niente, andiamo a trovare un distributore. Sì, va bene. Basta, basta. Ok. Andiamo a trovare un distributore e compriamo il tè dell'anima per Nonno Fame. Vediamo dove trovare questo distributore perché non so neanche io dove trovarlo, quindi andiamo per di qui dove c'era l'altro distributore, a vedere se c'è qualcos'altro. Magari riusciamo a trovare qualcosina di interessante. Tipo in questi vicoletti qui. Eccoli qua, invece, infatti, raga, ho visto. Questi cos'è? Ah, questo si può vedere. In color blu si può vedere per gli yokai, in color rosso si può comprare. Ok. Tè dell'animo. Compriamo il tè dell'animo. Ottimo. Vediamo se Nonno Fame ora è sazio con questo tè dell'anima. Speriamo, raga, perché se ci chiede altro davvero è proprio una seccatura. Andiamo a vedere Nonno Fame. Eccolo qua. Nonno Fame. Sì, forza, daglielo. Tè, l'abbiamo portato. Tè dell'anima. Hai dato tè dell'anima. Oh, che bravo ragazzo che sei. Niente meglio di un buon tè dell'anima. Ok, avevi promesso che smetteva di farmi sentire così affamato. No, ho ancora fame, ora ho bisogno di un po' di panna al curry. Come, vuoi ancora qualcosa? Sto solo preparando una battuta, panna al curry. Curry a prendermelo. Ho detto curry a prendermelo. E va bene, non ridere, ma sapere che era una bella battuta. Sì, è molto bella, ci voleva proprio. Ok, allora smettilo di farti sentire così affamato. Il mio stomaco è tornato normale, vediamo come si sente Lucy. Andiamo da Lucy e vediamo. Ma non ho più fame, che strano. Beh, comunque, grazie dell'aiuto. Abbiamo completato l'ust a fame. Ottimo, ragazzi, ottimo. Ottimo lavoro. Level up per Annebio. Due hamburger e un cheeseburger. E una scena bonus. No. Quindi può capitare o no o perfetto. Quindi prima abbiamo avuto culo, in teoria. Ok, non mi dà niente, immaginavo. Allora, andiamo nel parco. Andiamo da Katie. Parliamo con Katie, vai. Oh, ciao Rex. Che succede, Katie? Tutto ok? No, ho avuto uno stupido battibecco prima. Ho offeso una mia amica dicendole tutto ciò che mi passava per la mente. Non so proprio che mi ha preso, non riuscivo a fermarmi. Se solo potessi ritirare quello che le ho detto. Mi dispiace, dov'è ora la tua amica? Credo che sia ancora in riva al fiume. Dovrei andare a scusarmi con lei. Scusa, Rex, so che avevamo preso impegni per oggi. Non preoccuparti, pensa a far pace con lei. Usciremo un'altra volta. Povero Rex. Non è da che ti è stato di morale. Vuole tanto aiutarla in qualche modo. Sai che c'è? Credo che ci sia uno zampino di noi yokai. Pensi che sia stato uno yokai ad aver fatto litigare Katie la sua amica? Forse, chiamalo pure distinto yokai. Se tu istinto yokai hai ragione, dobbiamo trovare un modo per aiutare Katie. Perché non andiamo al fiume a vedere se possiamo essere d'aiuto? Ok, andiamo al fiume. A vedere Katie, se c'è davvero lo zampino di un yokai oppure no. Molto probabilmente si darà così, però. Raga, è il gioco di Yokai Watch, era mica. Qua c'è qualcosa, qua c'è una casta. Apriamo la casta. Goma 10 centesimi. Prendiamo questo coso qua che non so cosa sia. Hai trovato Dimenticap. Ok, parliamo con Dimenticap. Dove mi trovo? Chi sono? Siamo amici? Ok, allora questo è per te. Oh, un Nicola, così. Grazie. Va bene. Andiamo qua giù. Da Katie. Palesissimo, questo è lo yokai. Comunque, proviamo a vedere cosa c'è di qua di yokai. Dov'è? Ah, quella panchina. Hai trovato Rivela. Ah, cioè, devo parlare prima con. Raga, ho skippato un. Ho skippato un dialogo. E questo è stato un piccolo problema tecnico. Non pensavo che dovessi parlare prima e poi trovare Rivela. Comunque, ragazzi. Direi che per questo video può essere tutto. Spero che vi sia piaciuto. Lasciate un pollice in su per non essere nessun video. Ovviamente iscrivetevi, lasciate like e mettete la campanellina per non perdere nessun video. E ragazzi, ci vediamo. Iscrivetevi, ragazzi. Da Rex, può essere tutto.
Ciao ragazzi.